Salve a tutti e bentornati a Cucina con D, come Dardo, quello che si spara con la balestra. Pium, pium. Oggi prepariamo una ricetta del nord Europa. Andiamo in Svezia e prepariamo le cut. Le polpette svedesi dell'IKEA. Passiamo subito agli ingredienti e alla preparazione. 500 g di carne trita mista tra manzo e maiale, 1 dl di pan grattato, 1 dl di latte, 500 cl di panna liquida, una cipolla gialla, un uovo, un cucchiaio di senape, sale, zucchero, noce moscata e 25 g di burro. 2 cucchiai di farina, mezzo dl di panna, 1 dl di latte, 3 dl di acqua, 2 cucchiai di brodo, un cucchiaio di salsa di soia. Per prima cosa mischiamo il pan grattato, il latte e la panna. Mescoliamolo e lasciamolo riposare 10 minuti. Ora con un poco d'olio facciamo appastire la cipolla. Ora lasciamole raffreddare. Ora saliamo la carne e mescoliamo. Aggiungiamo ora la carne al pan grattato e mescoliamo bene. In un altro recipiente mescoliamo le cipolle che si saranno raffreddate, l'uovo, il pepe, la senape, la noce moscata e lo zucchero. E mescoliamo il tutto con un cucchiaio. Ora possiamo aggiungere la carne mista col pan grattato. E mescoliamo per bene con un cucchiaio di legno. Ora prendiamo un tagliere e inumidiamolo con dell'acqua. Ora per fare le nostre polpette o ci bagniamo costantemente le mani oppure possiamo usare dei guanti in lattice. Io ho optato per la seconda opzione. Iniziamo. Ne sono uscite circa una trentina. Mettiamo ora una padella sul fuoco e aggiungiamo il burro. E facciamolo dorare. Aggiungiamo ora le nostre polpette poco per volta. Facciamole ora dorare bene su entrambi i lati. Quando avranno assunto un bel colore, abbassiamo la fiamma e facciamolo cuocere ancora 3 minuti. Quando sono pronte, mettiamole su un piatto e facciamo scaldare le altre. Dopo aver preparato le nostre polpette, teniamo da parte il burro della frittura. Ora in una pentola aggiungiamo la farina, la panna e un poco di latte. Mescoliamo e aggiungiamo il resto del latte. Nella padella in cui abbiamo fritto le polpette, aggiungiamo 3 dl di acqua calda. Ora aggiungiamo il sughetto della padella nella pentola. Aggiungiamo ora anche il brodo e la salsa di soia. Diamo ora una mescolata. Ora facciamola bollire e lasciamola sobbollire per 3 minuti a fiamma moderata. Ecco ciò che abbiamo ottenuto. Bene, il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto. Pollice in su, pollice in giù, condividete il video come al solito. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, vergogna. Qui sotto nell'info box vi lascio gli ingredienti per 4 persone, i vari link ai miei social, alle mie magliette e se mi viene in mente qualcos'altro vi lascio qualche altro link qui sotto. E noi ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ciao ciao!